Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sempre qui in diretta su Milano All News. Oggi è il 3 ottobre 2017, è un martedì e come tutti i martedì parliamo di periferie, parliamo di periferie in compagnia del nostro ospite, ormai padrone di casa però, Walter Cherubini di Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Che come sempre vediamo in compagnia di un altro ospite. Chi ci ha portato questa settimana, Walter? Ho portato Siro Palestra, che è il presidente del comitato di quartiere di Figino, borgo, diciamo pure, all'estrema periferia dell'ovest di Milano, confinante con il settimo milanese. Diciamo che il comitato di quartiere di Figino è un po' uno dei comitati storici di Milano perché si è attivato a partire su per giù dal 1978 e quindi fra un po' fa 40 anni di continua attività, perché questa è una cosa importante dove non delle iniziative sporadiche, anche comitati di quartiere, ma qui c'è proprio una continuità anno dopo anno e quindi un bagaglio significativo di esperienze e anche di problematiche che sono state affrontate, che magari sussistono ancora oggi e sono un bagaglio di informazione e di istruzione anche per chi vuole impegnarsi nella nostra città. Diciamo, è un po' l'estrema periferia della città, proprio staccato. Dice prima, fuori onda ne parlavamo con Sio, è proprio staccato perché hai il bosco in città che ti tiene staccato, hai i campi agricoli utilizzati tutto in lavorazione e tutto. Ci sono pochi posti del genere a Milano ormai, ne sono rimasti veramente pochi, a me non ne vengono in mente altri, poi forse Pontelambro che è un po' staccato anche lui, ma per altre motivazioni. Sì, sì, diciamo che è chiaro, la città nel corso degli anni e l'edificazione si è andata progressivamente estendendo e quindi assorbendo tutta una serie Famosi di... comuni di cui parliamo Ma spesso, no? diciamo anche come nel libro di Tamaro Visigalli, Antichi borghi della periferia milanese, sono rappresentati in questo volume che abbiamo avuto modo di presentare in varie occasioni, da biblioteche a centri culturali, ma che dovremmo riprendere, dà una visibilità su 70 borghi della periferia milanese. E per cui noi diciamo la periferia milanese, quanti sono 100 quartieri, questi qui 70 borghi della periferia milanese che hanno delle radici storiche molto antiche e in questo libro anche sono riportati tutta una serie di elementi storici, urbanistici, oggi pre ancora presenti e quindi sono riconoscibili nella loro antichità ma nella loro presenza. È chiaro che questi borghi cominciano ad essere non isolati come Figino, anche perché in quest'area dell'ovest di Milano è stata, per tutta una serie di ragioni, è stata preservata o si è salvata un'area enorme a verde, che quindi è stata dedicata a parchi ma anche agricoltura. Fortuna. Quindi noi nella nostra zona abbiamo dal Parco di Treno, Bosco in Città, al Parco delle Cave, abbiamo sicuramente tre parchi che oggi sono un argine e nello stesso tempo hanno costituito anche un fattore di un'enclave, no, di Sì. protezione per Figino e anche una sua riconoscibilità. Scherzando, effettivamente si va prima ad andare in comune a Sito Milanese Sì. che a Palazzo Marino partendo da Figino, effettivamente, no? Esatto. Com'è, Sio, vivere in questa enclave al di là Allora, dei campi, verrebbe da io dire? sono Figino dal 2000, perché prima abitavo a Cutiotto, avendo lavorato in Alfa Romeo Portello, avevo l'abitazione lì. Eri di Ho casa. sempre desiderato verde, quindi muovermi in bicicletta, esplorare il territorio, quindi per me Figino è stata la soluzione giusta. Visto i miei capelli bianchi, quindi lotte, metalmeccanica, come sono arrivato mi sono subito interessato con il comitato. E ho fatto attività di comitato dal 2000 in avanti. Teniamo conto che l'inceneritore Silla 2 è nato nel 2000. Quindi ho vissuto tutte le attività per, diciamo, mettere in trasparenza tutto quello che l'impianto di trattamento dei rifiuti Silla 1 doveva dare per dare una, come dire, una situazione
accettabile ai cittadini che ci vivevano attorno. Quindi noi, Comitato di Figino, Comitato di Pero, di Cornaredo, di Rò, Settimo, ci siamo uniti insieme ai sindaci, perché i sindaci sono stati importantissimi. Sì, o tutti i sindaci? Faccio la domanda cattiva. Tranne Milano, ovviamente, noi eravamo il gruppetto aggiunto, perché se volevamo notizie dovevamo andare alle riunioni degli altri comitati o dei sindaci. Noi abbiamo sempre avuto difficoltà con i sindaci, perché c'è una, ovviamente, essendo AMSA prima e oggi A2A una compartecipata del comune, i sindaci hanno sempre delegato prima AMSA e poi A2A a rappresentarli. Però devo dire che in questa attività di collaborazione tra associazioni e sindaci abbiamo ottenuto che l'impianto è uno, diciamo, l'unico, a mio avviso, dell'Italia, che ha delle centraline di rilevazione, per rilevare le polveri attorno ai generatori. Sono cinque. Sì, infatti farei complimenti proprio al comitato, perché senza andare lì ad alzare i muri e dire no, non fate con l'inceneritore, sapendo che tanto quando poi si parte per situazioni del genere si scherza di fare peggio, poi dicendo no a priori, siete riusciti veramente a mediare una situazione che poi alla fine, insomma, ha portato davvero ad avere anche un modello tecnologico anche giudino, quasi, certamente, dire. Perché abbiamo avuto ottenuto il camino a una certa altezza per sfruttare le correnti più alte. Abbiamo ottenuto, io parlo ottenuto perché è un lavoro insieme, tutti i comitati, che ci siano dei tecnici esterni, quindi che rappresentavano i vari comuni, a entrare nell'impianto per fare le verifiche. Abbiamo ottenuto che l'impianto installasse un filtro catalitico per abbattere l'inquinamento e soprattutto la trasparenza dei dati, perché questa relazione fine anno e trasparenza dei dati. Io oltretutto sottolineerei che parliamo del 2000, cioè cose che adesso magari sarebbero anche più facili da fare, esatto. È anche un tema più conosciuto, le stesse grandi società propongono soluzioni un po' più green, diciamo. Poi insomma nel 2000 forse, anzi, se sei arrivato dove sei adesso è anche grazie a lavori di comitati come il vostro e alla storia, ad esempio, dell'inceneritore. Il problema, sì, te lo dico io, qual è? Ci parlava prima, che ormai però Figino è famosa nel mondo, o comunque a Milano, solo perché c'è l'inceneritore. Però io volevo presentare questo libro, che è un libro che documenta l'attività del comitato di Figino del 78, per il vecchio inceneritore. E arriva fino al 2005, dove sono descritte tutte le varie attività. È una stampata in proprio che è servito noi per ricordare. Però è molto bello il titolo, cosa siamo riusciti a fare. Il titolo è molto bello perché è la ragione di chi sta sotto. Esatto. Okay, chi sta sotto a quello lì. C'è da aggiungere che Figino non si è mai opposta al fatto di avere degli impianti a servizio della città, però no, ha sempre avuto un carattere dove si è fatta sentire. Insomma, per fatelo solo qua, ma fatelo con anche come diciamo noi. Mi sembra giusto. Beh, questa storia avanti è molto interessante, secondo me. Cioè, ma direi che è qualificante. Infatti, per tutta la città e anche per chi abita la città, ma abbiamo visto anche nei comuni limitrofi, perché occhio non vede, cuore non duole. È chiaro che tutta una serie di polveri che girano per la città, che tutti quanti ben conosciamo di nome, non le vediamo. E anche tutta la storia dell'inceneritore di Figino, perché era un inceneritore, adesso un termovalorizzatore, è cambiata non solo la denominazione ma anche la sostanza. È chiaro che il comitato di Figino e coloro che stavano intorno ha svolto un ruolo al servizio di tutta quanta la città e del territorio. Nessuno lo sa, ma vale la pena sottolineare questo aspetto di chi partecipa, chi sta attento a determinate cose, chi le segue, dedicando anche tempi, risorse e quant'altro, svolge una funzione per tutti. Non è generalmente riconosciuta, ma vale la pena cogliere le occasioni per evidenziarlo, affinché ciascuno di noi possa anche essere incentivato a assumersi una piccola responsabilità. Ciascuno, se ci mette la propria goccia di sudore, uniti ad altri, può anche avere, come nel caso
emblematico del Borgo di Figino, anche dei risultati positivi, ma a vantaggio di tutti e per il miglioramento anche delle strutture di servizio, perché non sempre le strutture di servizio sono, diciamo così, organizzate al meglio, ma delle volte si può sicuramente migliorarle. Ecco, un borgo, quello di Figino, che fa 1000 anni quest'anno, dicevamo, forse certo. Anche appunto essere degli anziani, in questo caso del teatro, avere la saggezza di un borgo che insomma ha una storia alle spalle. Spesso viene chiamato appunto ex borgo agricolo, però diciamo forse non è anche sbagliato, non è un ex borgo agricolo, è un borgo ancora agricolo nel 2017. Certo. Ma io direi che il 26 marzo abbiamo fatto l'inaugurazione di questa iniziativa, perché trovando un documento nell'archivio storico della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, c'è la vendita di un terreno tra Figino e Trenno e documenta che c'erano già degli insediamenti. Quindi abbiamo preso questa scusa, questa motivazione, per festeggiare e trasformarla come un motivo per dire basta parlare di Figino associato all'inceneritore, ma parliamo della sua storia, valorizziamo il borgo, perché il borgo ancora adesso ha delle cascine, delle cortili agricoli, ha delle attività agricole e ha una storia, perché essendo un borgo sulla via Novara abbiamo storia di cascine che erano dei punti di cambio di cavalli ancora anticamente, passava il gamba di legno, che è una storia gloriosa. E quindi valorizziamo la storia di Figino inserendola nelle attività delle associazioni. Noi da 3 anni abbiamo un borgo sostenibile realizzato dalla Fondazione Cariplo, okay. E ha portato gente nuova. Insomma, è quasi raddoppiato Figino, quasi, no, mi sa, come abitanti, credo. Questo raddoppia gli abitanti, ma soprattutto è importante che abbia portato molte associazioni e giovani che investono per il loro futuro. Cioè, che i giovani riescono a capire la fortuna, viene da dire, che hanno nel vivere in quel posto, nell'abitare su quel territorio. Certo. Direi che la Fondazione Cariplo ha dato delle condizioni di start-up nell'utilizzo dei locali che favorisce questo insediamento. Però noi abbiamo fatto la festa il 17 di settembre, abbiamo fatto una festa organizzata dal Comitato di Quartiere che ha coinvolto tutto l'agglomerato Borgo Antico e Borgo Sostenibile, dove si è visto tutte queste associazioni che hanno esposto nel loro gazebo, in una piazza, questa loro attività. Molte di queste sono del terzo settore. Quindi questo borgo è una spinta a favore anche del borgo storico. Quindi noi abbiamo la parte storica e la parte nuova, che con questa festa abbiamo voluto creare le condizioni di socialità. Ecco, molto interessante appunto questa idea delle nuove associazioni, dei nuovi residenti che arrivano e trovano appunto gli spazi, trovano spazio anche di manovra per creare nuove realtà, soprattutto nel terzo settore, diceva. Cosa che invece magari, Walter, è un po' più difficile in altre zone della città, in altre zone di Milano, dove magari gli spazi, mi viene da dire, apparentemente non ci sono. Poi in realtà si va a vedere che magari gli spazi ci sarebbero anche, però apparentemente non c'è spazio, non si sa come fare, la gente fatica a trovarsi per poi creare magari appunto associazioni, momenti culturali, momenti interessanti. Ma spazi ce ne sono numerosissimi. Il problema è l'accessibilità a questi spazi. E quando parliamo di spazi, parliamo di spazi aperti, ma spazi anche coperti. E normalmente quando parliamo di spazi coperti parliamo di spazi inutilizzati, in generale spazi inutilizzati di proprietà pubblica, perché c'è un tema che è quello, oggi c'è una chiamata e un'invocazione alla partecipazione. La partecipazione a Milano, la semplificazione del Comitato di Quartiere Figino è una, ma tranquillamente possiamo dire che comitati, associazioni culturali e quant'altro, noi abbiamo almeno un 500 realtà che si muovono sul territorio con questa dinamica.
più ce ne sono tante altre, perché se prendiamo tutte le iniziative di carattere sociale, sono veramente numerosissime. Noi abbiamo cominciato a mapparle sul sito periferiemilano.com per dare anche una visibilità e una conoscibilità, perché altrimenti si tirano numeri, si fa un po' lo storytelling raccontando la storia di un'associazione che è brava, eccetera, eccetera, e questo va bene, no? Ma bisogna avere un panorama complessivo. Allora, il tema è che tutti questi soggetti abbiano la possibilità di veramente essere messi nelle condizioni per partecipare e portare il proprio contributo alla città. Ecco, questo qui è un pochettino il contesto che noi dobbiamo sottolineare e focalizzare, perché altrimenti si invoca la partecipazione, ma c'è la difficoltà alla partecipazione. Questo qui è un tema che noi abbiamo iniziato a focalizzare già da tempo, ma in particolare con A Scuola di Periferie. Sì. A Scuola di Periferie, e questa iniziativa promossa da Consulta Periferie Milano, proprio per dare un orizzonte in primo luogo conoscitivo ma poi anche operativo, perché ha questo taglio, e soprattutto operativo, in favore delle periferie e chi nelle periferie dimora, abita, fa delle cose. Poi dei dati anche però sul discorso anche degli spazi. Gli spazi, allora, che uno ci sono, che ci potrebbe, anzi, che ci potrebbero essere, perché poi si fa fatica, non si capisce perché. Sì, allora, noi abbiamo iniziato in un percorso biennale, per cui questo scorcio di 2017 è una fase di avvio, 2018 sarà una fase di addensamento e il 2019 sarà una fase di consolidamento, dove abbiamo una programmazione di circa 60 lezioni, chiamiamola scuola di periferia, ma chiamiamole lezioni sui generis, dove veramente abbiamo visto anche nella prima lezione ciascuno può insegnare e può imparare, perché tutte le esperienze che ci sono, positive e negative, è utile che diventino un fattore comune, abbiano una conoscibilità comune, in maniera tale che tutti coloro che sono interessati, in particolare diciamo noi, alla vicenda delle periferie, possano utilizzarle. Allora, siamo partiti con la prima lezione a Quartogiaro, a Vialba, in Villa Scheiber. Il tema era: riempiamo i vuoti, perché ci sono molti che avrebbero bisogno di spazi per poter agire, uh-huh, e ci sono tantissimi spazi vuoti. In particolare noi abbiamo tra le proprietà, diciamo così, gestite da Metropolitana Milanese, okay, di quello che chiamiamo l'edilizia residenziale pubblica, e ALER, spazi commerciali o artigianali, un migliaio di ubicazioni vuote. È chiaro che il vuoto, soprattutto nei quartieri periferici, è un po' amico del degrado. Sì, sembriamo... Si degradano le proprietà, ma si degrada anche la relazione sociale. Abbiamo parlato la scorsa con il nostro ospite, appunto. Quindi siamo partiti su questi con gli attori che poi intervengono tutte le volte, cioè il livello comunale, il livello, okay, municipale, poi tutto il livello associativo, e quindi in particolare è intervenuta la Presidente della Commissione Periferia Osculati, è intervenuto il Vicepresidente del Municipio 8, perché appunto Quartogiaro Vialba sono, sì, nel Municipio 8, Dani, e lì abbiamo iniziato, iniziato un lavoro, ma riprendiamo il lavoro e cerchiamo di mettere a fattor comune tutte quante le energie che ci sono. Okay. Ci sarà una ripresa adesso sempre sul medesimo tema, il 18 la di prossima ottobre. Lezione, la prossima lezione di scuole periferie? Allora, la prossima lezione di scuole di periferie sarà in biblioteca Rara, okay, nel quartiere San Siro, perché la scuola di periferie parte da... cioè storia delle periferie, la geografia delle periferie, l'organizzazione delle periferie legata alla situazione dei municipi, che non è particolarmente rosea, e poi tutta un'altra serie di materie, la partecipazione, con un focus particolare sulla burocrazia, cioè tutto quel sistema di regole che dovrebbero favorire in questo caso la partecipazione, ma esperienza di ciascuno che invece la ostacolano. La prossima sarà esattamente il 14 di ottobre alle ore 10:30, storia della periferia da Quarto Cagnino a Quinto Romano.
Ci sarà un successivo incontro, sempre di storie di periferie, il 25 di novembre, sempre in biblioteca Arara, che invece è il millennio di Figino e Trenno, okay. Perché anche Trenno festeggia il millennio, sono proprio due borghi dell'ovest di Milano. Quasi, quasi ecco, questi qui sono i primi incontri, ma altri se ne andranno ad aggiungere. Invece a Figino cosa c'è, qualcosa che visto che questa festa che dura un anno, prossimi sì. Appuntamenti, cosa c'è di interessante? Prossimi appuntamenti, noi intanto già dall'inaugurazione a oggi ci sono state varie manifestazioni e ce ne sono ancora adesso, soprattutto che si arriva a fine anno, cioè, diciamo praticamente ogni weekend c'è qualcosa, quasi, più o meno. Quasi a macchia di leopardo, ma c'è. Però volevo sottolineare sì. Il problema della burocrazia, sì. Perché organizzare una festa come è stata organizzata al 17 di settembre a Figino, che voleva coinvolgere tutte e due le zone, diciamo nuova e vecchia, attraverso una via, perché Figino l'unico collegamento tra il borgo sostenibile e il borgo storico è una via. Immaginiamo una H maiuscola e questa è la realtà viabilistica di Figino, anche se poi ha delle strade. Beh, questo è stato un problema enorme, sì. Perché mentre prima di queste degli ultimi due anni uno poteva organizzare una festa di quartiere, andava alla, diciamo, al presidio di zona dei vigili, okay. A pagare l'occupazione del suolo pubblico, dichiarava ai vigili quello che faceva e la cosa veniva fatta in modo molto semplice. Okay. Questa volta mi sono trovato. Non è una festa di quartiere, di un comitato, sì. Quindi non è una festa di commerciale, no, cioè no, non è solo è un problema, è un problema la festa di quartiere, festa che tra l'altro non è. Il comitato di Figino è iscritto al coordinamento comitati milanesi, che ha 60 comitati nel suo interno, e il problema di Figino si ripercuote il 22 comitati. Marzo, si okay. Ripercuote in Comasina e in altre parti. Il problema è che oggi, per questioni burocratiche, uno deve fare una domanda che è un plico. È un plico che poi non è che gli viene subito detto di no, deve passare quattro uffici che devono dare il consenso prima di avere l'autorizzazione. E questo è un problema che rende la città molto meno vivace, perché se le periferie non si possono attivare a fare una festa come abbiamo fatto noi, noi fortunatamente a Figino abbiamo il Cortili, abbiamo il teatro della parrocchia, abbiamo il salone della cooperativa dei Gradi, la piazza del Borgo Sostenibile, ma voglio dire... Gli altri sono sulla strada, sì, e sì, quindi sì. Mentre noi comitato di marzo, ma poi fare un'altra certo, via. Mentre noi comitato di Figino abbiamo fatto il 50% per dire di quello che volevamo fare per questi impedimenti, gli altri non possono fare proprio niente. Quindi quello come che stupisce in questo caso, come quello che stupisce siamo... è che emerge nelle riunioni che abbiamo sì? Fatto nel coordinamento comitati che ci sono autorizzazioni nelle zone della Movida molto facili per allargare l'occupazione del marciapiede, per l'ambulante andare a vendere. Sì. Cioè, queste sono molto facili e dall'altra parte, se vuoi fare qualcosa nella tua zona, hai una burocrazia incredibile. Ma dovrebbe domandarsi perché? Cioè, dov'è il disegno? E perché non c'è un disegno. Cioè noi, che non posso dire. Cioè noi abbiamo tutta una serie di regole che sono state fatte e applicate a situazioni attuali, che sono state fatte nel passato, ma anche nel lontano passato. E quindi in maniera automatica vengono applicate a tutto ciò che accade nella città. Quindi probabilmente tempo addietro non c'era una sensibilità particolare sui temi della periferia. E quindi ogni periferia andava secondo le regole del centro. Tu fossi un'associazione in centro, un'associazione in periferia, un'associazione con soldi o senza soldi, le regole erano queste, punto. Oggi, nel momento in cui noi investiamo, cerchiamo di investire molto nelle periferie, invitiamo anche le persone a investire del proprio tempo nelle periferie, è chiaro che non possiamo andare con delle regole che ti sbarrano. Devono esserci delle regole, soprattutto da parte dell'amministrazione comunale e anche dei servizi, che facilitino
la persona che vuole fare un'iniziativa non deve andare lì prima a impiegare metà del proprio tempo per assolvere a problemi burocratici. Se veramente noi vogliamo aiutare chi opera nelle periferie, ci deve essere una realtà che conosce bene le regole e gli dice: guarda, ti assisto io, tu dimmi, che dammi le risposte, che le segno io, faccio io gli incartamenti e quant'altro. Perché altrimenti diventa tutte le volte una lotta, come abbiamo già più volte riscontrato nei fatti. Allora, noi abbiamo cominciato a focalizzare alcuni elementi che ci sembrano che costituiscono il circuito della iniziativa e della partecipazione. Abbiamo parlato prima del suolo pubblico. Allora, esiste la COSAP, tassa di occupazione del suolo pubblico, soprattutto se uno occupa delle aree, delle piazze, per cui anche numeri di metri consistenti, anche il costo della COSAP è piuttosto alto. Okay. Nello stesso tempo assistiamo ad alcuni casi dove se uno viene a fare un film a Milano e parla di Milano, magari ha addirittura lo sgravio. Ecco, allora ci sono queste forme dove ogni tanto si trova qualche nicchia. Allora il problema non è di trovare qualche nicchia, no? Di fare sperimentazione, di trovare la soluzione particolare. Il problema è di fare una politica di utilizzo dello spazio in maniera tale che ciascuno, chiaro, in un quadro di regole complessivo, in una visione politica di attenzione alla propria città complessiva, però possa avere delle facilitazioni. L'altro tema è appunto l'utilizzo degli spazi vuoti. Noi abbiamo degli spazi vuoti che per regole, tra virgolette, strane, sì, no? Ma continuano a rimanere vuoti perché se sono l'aler di turno e se faccio lo sconto di un euro di locazione, viene la Corte dei Conti e mi dice: ma tu hai fatto uno sconto, eccetera, eccetera, e quindi danno erariale e quant'altro. Se invece io lo tengo fermo, bloccato, con l'acqua che perde, con il riscaldamento che va, assolutamente nessuno dice che c'è stato un danno erariale. Capite che questa è una cosa che non funziona. Quando voglio parlare di soluzione autonoma, come sappiamo di bande in cui sono stati messi dei posti, certo. L'altro aspetto è poi se uno fa delle iniziative, cosa dovrebbe fare? Comunicarle e nello stesso tempo anche la cittadinanza venirne a conoscenza. Sì. Allora c'è il tema della comunicazione e dell'affissione. Le modalità di comunicazione possono essere tanti. In una città complessa come Milano va a finire che uno non sa più dove andare a recuperare le informazioni. L'affissione pubblica è ancora uno degli strumenti da utilizzare, quindi io posso fare il mio piccolo volantino, dove metterlo, noi diciamo a costo zero per l'amministrazione comunale, l'amministrazione comunale metta a disposizione in maniera regolamentata naturalmente gli spazi che sono le bacheche comunali, ci sono quattro spazi nelle bacheche, uno può essere dedicato a questa affissione diretta che l'associazione può andare, registrata magari nell'albo del municipio e quant'altro. Due, ci sono i mercati comunali coperti, a Milano sono una ventina, però il fatto di avere una parete a disposizione, ce ne sono tante, 3x3, dove ciascuno può affiggere, anche il municipio può affiggere i propri avvisi e quant'altro, le persone frequentano, guardano, vedono, si informano, sono occasioni per avvicinare la cittadinanza e fargli frequentare anche queste cose. Ultimo, le fermate delle metropolitane, i mezzanini delle metropolitane, uguali, ci sono dei muri estesi, il fatto che ci sia un muro di 2x3 che sia a disposizione è esattamente un elemento di servizio alla città. Per ultimo la questione della SIAE. Ecco. La SIAE è l'ultima, è chiaro che se la SIAE tratta chi fa un concerto come è accaduto a Figino con un coro amatoriale e lo tratta con le stesse modalità di chi fa il grande concerto allo stadio di San Siro, non ci siamo. Il risultato è che le persone o si svenano a pagare la SIAE oppure non la pagano. Invece, allora, anche la SIAE, se vuole promuovere la musica al servizio anche della cittadinanza, quindi con una declinazione sociale, dobbiamo trovare una soluzione. Come si fa a trovare una soluzione? Non invocandolo, ma mettendosi i vari attori intorno a un tavolo e quindi dicendo: questi sono i problemi, vediamo di trovare le soluzioni. È ora di finirla con la
la legge del no, a questo non si può fare, questo non si può fare, questo non si può fare. No, il tema è che se c'è, tutti invocano che si possa fare, allora ci mettiamo e costruiamo anche delle regole condivise che però abbiano la logica del favorire queste iniziative. Di no ne abbiamo già avuti tantissimi, e anche di forme burocratiche che veramente stoppano le iniziative. Benissimo, allora come sempre Walter butta sul piatto un bel po' di carne sul quale stiamo lavorando proprio con la scuola di periferia. Sta lavorando su cui alle varie lezioni di scuola di periferia potete cominciare ad avere qualche risposta. Poi vi ho detto sono 2 anni di corso, potrebbe dire, no? Quindi se è una scuola è un corso. 2 anni di rincorso. Di rincorso a trovare soluzioni, come diceva, è una cosa interessante, si impara ma si insegna anche, cioè è un bello scambio anche di realtà. Ricordiamo quindi la prossima lezione il 14 ottobre alla biblioteca ARAR, giusto? Sabato 14 ottobre alle ore 10:30. Perfetto. Esattamente, con degli storici. Che cosa utilizziamo? Utilizziamo esattamente libri che sono stati scritti da storici, diciamo così, locali. E l'altro aspetto che voglio sottolineare è la presentazione da parte di Fondazione Cariplo del progetto proprio dedicato alle periferie, la città intorno, con un investimento anche complessivo di triennale di 10 milioni di euro. Quindi ci sono anche delle risorse, ci sono delle realtà che mettono a disposizione proprio anche soldi per fare delle cose. Ecco, si tratta di coniugare queste disponibilità con la possibilità di poterne fruire in maniera larga, no? In maniera tale che le cose non vadano frammentate ma vadano coese. Per quello ci deve essere proprio un percorso che sedimenti problematiche, soluzioni, problematiche, soluzioni, opportunità, utilizzo delle opportunità, altrimenti è una città frammentata. La frammentazione non è favorevole alle periferie. Io sì, vorrei fare un intervento di chiusura per dire Figino ha 5 parchi attorno a sé, 3 li abbiamo detti, Bosco in Città, Trenno, Parco delle Cale, abbiamo Parco dei Cinque Comuni con magnifici fontanili, le cascine in Figino e negozi con delle specialità particolari, quindi un invito a venire a festeggiare con noi il millenario. Oh, basta poi appunto bicicletta, bicicletta un attimo, bicicletta. Ormai, poi, ormai non c'è più scuola, bicicletta e poi free floating, andate e tornate senza problemi, potete prendere la metropolitana fino a San Siro e poi la bicicletta lì, quindi insomma non ci sono scuse. Sul sito di Consulta Periferia Milano sicuramente ci saranno dei rimandi a quello che succede a Figino, certamente, ma c'è anche un sito, c'è il sito internet della figino.net, dove sarà più puntuale e, insomma, come dicevamo, quasi tutti i weekend c'è qualcosa, quindi basta che controllate e troverete sicuramente qualcosa che fa al vostro caso per andare a vedere un borgo davvero interessante alle porte di Milano. Veramente non c'è bisogno di andare a volte chissà dove per trovare dei piccoli angoli di paradiso, insomma, autobus della TM, tranquilli, da Bonola niente con l'autobus arriva giù lì da voi, anche a Molino Dorino con l'autobus, quindi insomma è veramente, non ci sono scuse per non, certo, ma è come uno slogan che avevamo lanciato e continuiamo a lanciare: una cascina dove la trovi? In periferia. Perfetto, esattamente 2 passi da casa tua. Non serve andare nella profonda campagna a fare codi milanesi o roba del genere. Allora, su questo slogan di Walter Cherubini per oggi chiudiamo qui. Grazie Walter, questa poi ci faremo le magliette dove trovi una cascina in periferia. E il tema dell'agricoltura milanese, cosiddetta periurbana, è un tema molto importante. Ricordiamo le cascine attorno a Figino, Trenno, Quinto Romano e Figino, dove vendono prodotti a chilometro zero. Loro prodotti. Cioè, veramente, non c'è bisogno di andare chissà dove, di andare nella bassa. Che è una realtà che trovate in tutta la città. Tutta l'area circostante milanese, infatti, soprattutto infatti. L'ovest, sud, sud-ovest. Est, infatti, a nord un po' meno, non ci sono tante cascine agricole sul nord. Da quella parte là. Va bene, grazie mille Walter, ci vediamo martedì prossimo. Sì, no, grazie mille, ci vediamo allora in quel di Figino festeggiando, perché insomma abbiamo ancora un bel po' di mesi per festeggiare insieme. Certo. Va bene, grazie mille, alla prossima. Grazie tantissimo anche a voi che ci avete seguito. Ci rivediamo domani con una nuova puntata di Good Morning Milano, sempre in diretta alle 12:30 e poi oggi pomeriggio alle ore 18 con il telegiornale di Milano, con news, informazione della sera. Grazie mille, arrivederci e a presto.